La responsabilità penale degli enti, evoluzione e cambiamenti è stato dell'arte, il tema del convegno che si è tenuto al Tribunale di Pescara, i particolari dall'avvocato Francesca Di Muzio. Sì, in queste 2 giornate di congresso l'associazione di cui sono vicepresidente, Generazione 231, vuole fare un quadro dello stato dell'arte, della responsabilità penale degli enti nella regione Abruzzo, anche alla luce del fatto che la nostra regione ha adottato, diciamo, una legge regionale che prevede l'obbligo per le società controllate e partecipate di adottare modelli organizzativi di prevenzione dei reati presupposto e la nomina dell'organizzazione di vigilanza. Lo faremo attraverso, diciamo, il contributo della Procura della Repubblica, c'è cioè la dottoressa Mantini che ha fornito appunto un quadro dello stato dell'arte dell'attività della Procura, nonché il colonnello della Guardia di Finanza, il dottor Caputo, che è interessato direttamente dall'indagine su queste tipologie di reati, in particolare per la parte che riguarda i reati economici, finanziari, societari e tributari. Chiaramente un contributo fondamentale all'interno di questo quadro viene anche dalla necessità di andare a contemperare, diciamo, questi modelli organizzativi con tutti gli aspetti dell'anticorruzione, poiché le società controllate, partecipate, gli enti strumentali soggiacciono alla disciplina ANAC. Quindi proprio per questa ragione il contributo del dottor Marco Berardi sarà quello proprio di vedere come la normativa anticorruzione all'interno entra di questi modelli organizzativi e come gestire i rapporti tra l'organismo di vigilanza e il responsabile dell'anticorruzione. Noi sappiamo benissimo che l'Abruzzo è un tessuto sociale di piccole e medie imprese e volevo ribadire che questa occasione è anche per svelare un quadro che è quello dell'adozione dei modelli organizzativi per le piccole e medie imprese. C'è un documento del MEF di 2 giorni fa che parla proprio dell'accesso all'indice di sostenibilità e richiama per le piccole e medie imprese l'adozione di codici etici, di comportamento e di modelli organizzativi.